E siamo arrivati a giovedì, siete pronti per un bel four time con un movimento nuovo che non avete mai fatto. Riscaldamento, warm up di oggi, 3 set, quindi per 3 volte dovremo fare che cosa? 10 V-up alternati, dopodiché abbiamo 10 dumbbell goblet squat e poi abbiamo 10 dumbbell press tenendo un dumbbell, il dumbbell, con due mani, quindi facendo dei press appunto a due mani. Per quanto riguarda il workout di oggi è un 6 round 4 time, quindi per 6 volte dovremmo fare che cosa? 12 toes to bar e 12 one arm dumbbell snatch to thruster. Non l'avete mai fatto, non vi preoccupate, poi dopo andiamo a vedere bene nel dettaglio come si fa. Non ti preoccupare se a tua disposizione non hai un dumbbell o non hai una sbarra alla quale appenderti. Quella appena descritta è la modalità full equipment. Sotto nella descrizione del video trovi le altre due. La home equipment, quindi se a tua disposizione non hai un esempio una sbarra ma hai un dumbbell. Oppure la no equipment, quindi se a tua disposizione non hai niente se non te stesso e la tua voglia di allenarti. Valla a leggere così che tu possa fare ciò che preferisci oggi, così come tutti gli altri giorni ovviamente. Per quanto riguarda il cash out, quindi l'ultima parte dell'allenamento di oggi, not for time, dovremo andare a fare che cosa? 25 metri di dumbbell overhead walking lunges, tenendo il nostro peso, che sia un dumbbell, una kettlebell o uno zaino con del peso dentro, con la mano sinistra, altrettanti metri, quindi 25, con l'altra mano, se riusciamo con il peso del workout, o se no un peso un pochino minore, in maniera tale da comunque mantenere un movimento fluido con una tecnica ottima. Mi raccomando, i social non perdetevene manco uno, Instagram, Facebook, ovviamente, oltre al canale YouTube. Iniziamo con i V-up alternati, quindi coricati a terra, braccia tese lungo le orecchie, da qua mano destra che va a toccare piede sinistro e viceversa, cercando di mantenere la gamba tesa e di staccare bene anche la lombare nel corso del movimento. Dopodiché goblet squat con il dumbbell che useremo nel workout, quindi lo portiamo in front rack, lo appoggiamo al petto, i gomiti il più in alto possibile, piedi pronti per lo squat, quindi un po' più larghi, un po' più lontani delle anche, scendiamo in accosciata completa mantenendo la schiena dritta, sguardo rivolto in avanti, spingiamo e ritorniamo nella posizione di partenza. Dopodiché abbiamo dei dumbbell press, quindi tenendo sempre il dumbbell con due mani, delle spinte in verticale, portiamo il dumbbell sopra la testa, braccia tese, vicino alle orecchie e poi ritorniamo nella posizione di partenza. Primo movimento del workout sono i toes to bar. Quindi ci approcciamo alla sbarra, andiamo ad appenderci con le mani un pochino più larghe delle spalle e da qui collo e Superman e poi ginocchio al petto, entrambi i piedi che vanno a toccare in contemporanea la sbarra. Ovviamente possiamo andare a scalare il movimento con dei knee to chest, quindi portando le ginocchia al petto. Movimento successivo, one arm dumbbell snatch to thruster, quindi dumbbell in mezzo ai piedi, da qua spingiamo, stendiamo l'anca, portiamo il dumbbell sopra la testa per fare lo snatch, dopodiché scendiamo alla spalla, accosciata completa, spinta e distensione per fare il thruster, andiamo a terra, cambiamo mano, di nuovo schiena dritta, spinta delle gambe per fare lo snatch, dumbbell sulla spalla, discesa e spinta per eseguire il thruster, snatch e subito dopo un thruster. Ovviamente possiamo fare il cambio non a terra ma anche in discesa ed eseguire subito la ripetizione successiva. Conclusi i 6 round di 12-12 abbiamo not for time dumbbell overhead walking lunges, 25 metri mantenendo il dumbbell in spinta sopra la testa con un braccio, andando però ad alternare le gambe, e poi 25 metri sempre alternando le gambe ma tenendo con l'altro braccio